vari spunti che dovranno essere ripresi e chiariti, ma ho davvero il piacere, userei proprio la parola, l'onore di presentare a voi il giudice Amato Politi, che svolgerà questa relazione appunto sul ruolo della Corte Penale Internazionale. E devo dire anche, sono felice di poter dire a voi che in parte, scherzavamo prima perché poi è una persona di una amabilità assoluta, in parte è padovano, nel senso che le vicende della vita, della famiglia lo hanno portato, anche di origine laziale, l'hanno portato a prendere la maturità al Tito Livio. Signor giudice, a lei la parola, grazie. Grazie. Di questo convegno per un invito che è stato accolto con molto piacere, l'onore devo dire è tutto mio di essere a Padova a rispondere poi all'appello di Beatrice Pisani, bellissima collaboratrice durante un periodo abbastanza lungo alla Corte, perché ho detto tutto sì, solo per questo, per l'importanza del convegno, veramente una coscienza collettiva relativa alla protezione dei diritti umani, che è oggi uno dei motori fondamentali dello sviluppo del diritto internazionale, di oggi. Poi per la partecipazione del pubblico, insomma, così ampia e variegata, direi, come mi era stato preannunciato, e ben diversa da quella che spesso sono affiduato di barbosi professori ad infilzarti a ogni imprecisione, certezza di data che ti possa sfuggire, e quindi ti do un'accoglienza molto calorosa che era stata preconizzata, che vedo attuarsi nella pratica. E poi sono un ricordo personale che mi delle vicende che mi hanno portato a prendere la licenza liceale di Torino, a fare i primi anni di università qui a Padova, è insomma un'esperienza da cui ho ricavato, oltre ancora un qualche patrimonio di amicizie personali, anche un'abitudine a ritornare alla profondità che ancora non volevo tanto bene, professore di Torino che mi costringeva a studiare, che voleva andare a giocare a calcio, quindi non ho apprezzato, ma poi ho apprezzato dopo, quindi voi che in qualche misura, come dicevo, siete avviati bene, se qualche volta preferireste stare altrove, in un corpo un po' più diciamo, lassista, diciamo. Ora, non ho potuto partecipare al dibattito di ieri, e me ne rammarico, so che avete parlato di tante cose legate al progetto del convegno, ma penso che ho sentito oggi la relazione di Beatrice, come funziona, a domandare, che cosa mi resta da dire, ma insomma cercherò di dare soprattutto una testimonianza un po' anche personale legata alle vicende che sono state ricordate, quelle del processo di formazione dello Statuto della Corte e quelle delle prime esperienze alla Corte Penale Internazionale. La comunità internazionale e la società civile certamente hanno cominciato negli ultimi tempi a reagire alla commissione di atrocità per crimini che offendono la coscienza stessa del genere umano, e è stato in parte già ricordato, ha reagito in modi che si possono riassumere in due tendenze, e mi scuso se ripeto qualcosa che è già stato detto, e cioè quello della accentuazione dei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani che si vengono a legare allo sviluppo di un'altra parte del diritto internazionale, che è quella del diritto internazionale umanitario. Cercherò di vedere probabilmente le differenze e i collegamenti che si vanno sempre più stabilendo fra queste due branche. E poi in secondo luogo l'accentuazione della risposta penale a queste atrocità, cioè della risposta che diciamo così
mira non tanto ad affermare la responsabilità internazionale dello Stato per la violazione di norme fondamentali a tutela dei diritti umani, quanto la responsabilità dell'individuo per la commissione delle più gravi violazioni delle norme a tutela dei diritti umani. Quindi c'è uno spostamento di obiettivo che è stato ritenuto necessario progressivamente al fine di dare una risposta a questa esigenza della coscienza collettiva di porre rimedio alla commissione di certe atrocità che a un certo punto poi si pensava essere relegate ai libri di storia e che poi improvvisamente, direi negli ultimi 20 anni, si sono reiterate in un modo che poi gli strumenti di comunicazione di massa, per carità, non è che sono responsabili, ma insomma che hanno accentuato moltissimo. Se noi pensiamo ad esempio a ciò che è accaduto nella ex Jugoslavia, improvvisamente nel salotto di casa ci siamo trovati di fronte ad immagini che a un certo punto pensavamo fossero quelle della seconda guerra mondiale, perché non era, tutto stava accadendo in tempo reale, in quel momento si vedevano i campi di concentramento. Quindi c'è stata una esigenza di risposta immediata della coscienza della comunità internazionale che ha detto occorre fare qualcosa. Qui un'ulteriore spinta alla accentuazione di quello che dice la risposta penale. È stato già sottolineato che i sistemi di tutela dei diritti umani, l'accentuazione delle norme a garanzia dei diritti umani, insomma, spesso si tende a dimenticare che è un sviluppo abbastanza recente del diritto internazionale. Tutto quanto si collega a avvenimenti che si sono sviluppati dopo il secondo conflitto mondiale, quando si pose in qualche modo l'imperativo di impedire il ripetersi di atrocità commesse da alcuni stati nei confronti di civili indifesi e spesso cittadini degli stati stessi. Non si trattava più quindi di tutelare i combattenti o i non combattenti in un conflitto, questo è il campo del diritto umanitario, vedremo, ma di tutelare la dignità umana dei cittadini, spesso degli stessi stati che imponevano queste atrocità, questi comportamenti offensivi della dignità umana, perché la dignità umana in quanto tale era offesa, veniva meno cioè il principio per cui lo Stato poteva trattare il cittadino come voleva, ovviamente aveva degli obblighi di tutela e di rispetto dei diritti degli stranieri, si era sempre ritenuto che l'autorità statale fosse senza controllo e senza limiti nel trattare i fatti. Questo viene meno con la fine della seconda guerra mondiale e si incomincia ad imporre il principio del rispetto dei diritti umani fondamentali legati all'esistenza stessa, alla dignità stessa di questo. Ma ora non sto ad andare attraverso tutto il processo che si è sviluppato a questo proposito, la dichiarazione universale del 1948, che voi tutti conoscete, la convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio che ha ricordato Beatrice, ricorderò in più i patti delle Nazioni Unite dei diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, che sono la traduzione in termini giuridico, strettamente giuridico, in termini cioè di obblighi imposti agli Stati della Dichiarazione Universale, perché la Dichiarazione Universale, questo forse non tutti lo sanno, non è che si partì dicendo facciamo una bella dichiarazione, si partì dicendo facciamo una convenzione, cioè un trattato internazionale che imponesse dei veri e propri obblighi agli Stati. Ma gli Stati ebbero paura, soprattutto le divisioni che ormai cominciamo a essere molto profonde tra paesi occidentali e paesi socialisti o che stavano per diventare socialisti, rallentarono questo processo. Beh, sì, se facciamo una dichiarazione soltanto di clamatore, nessuno si sentisse
particolarmente obbligato, quindi era più facile per lo Stato sottoscriverla, e si disse rimandiamo la stipulazione di convenzioni ad un'epoca successiva. Come sappiamo benissimo, la Convenzione Universale del 48 piano piano si è affermata in modo pregnante, in modo fondamentale nella vita delle relazioni internazionali, perché è diventata portatrice man mano di quel complesso di regole fondamentali del diritto internazionale che va sotto il nome di diritto consuetudinario, che è diventata gran parte delle disposizioni della Dichiarazione, sono oggi diritto consuetudinario e quindi vigono allo stesso modo delle norme dei trattati. Quindi ci stanno, insomma, parti del 66 e ci stanno tutte le convenzioni regionali. Vorrei essere troppo pedante a questo punto, ma va ricordata certamente la Convenzione europea. Di controllo del rispetto dei diritti umani. Dopodiché abbiamo una serie di convenzioni settoriali, convenzioni contro la discriminazione razziale, convenzione contro la discriminazione nei confronti delle donne, convenzione per la tutela del fanciullo e via dicendo. Quello che volevo poi sottolineare è che i diritti umani, questo lo faccio per arrivare poi alla fine a una certa conclusione, a una certa prospettiva futura, tradizionalmente si distinguono in diritti di varia generazione. Quindi si parla di diritti di prima generazione, il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla sicurezza, il diritto alla libertà religiosa, il diritto di proprietà, sono tutti i diritti che fanno parte del patrimonio, diciamo così, culturale, di tipo occidentale, e che sono affermati in modo molto deciso nella Dichiarazione Universale. Ricordiamo la Dichiarazione Universale del 48, il ruolo che ebbe di Stati Uniti, dei due personaggi come Eleanor Roosevelt e così via, la visione di quella individualistica di derivazione naturalistica legata così ai diritti strettamente dell'individuo. Poi abbiamo i diritti di seconda generazione, cioè quelli di stampo economico e sociale, i diritti che vengono avanti soprattutto dal gruppo dei paesi socialisti, la sovietica e dai satelliti dell'Unione Sovietica, il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza sanitaria, il diritto all'istruzione. È appunto interessante ricordare come le prime battaglie per questi diritti vengono portate avanti da paesi come i paesi socialisti che dicevano che questi diritti erano garantiti sui loro territori e che quindi bisognava trasferirli e trasportarli su un piano di ordine universale. E poi recentissimamente abbiamo la pretesa affermazione di diritti di cosiddetta terza generazione, a un ambiente sano, il diritto allo sviluppo dei paesi economicamente arretrati, un diritto, devo dire, che insomma ha fatto molta fatica ad affermarsi. Oggi i paesi meno sviluppati sono forse ancora meno sviluppati di quanto erano molti anni fa, soprattutto negli anni 70-80, quando questa battaglia è stata condotta in seno alle nazioni. Ora, io perché dico, insomma, voglio fare questa breve premessa? Perché così andiamo a vedere se per caso, insomma, non si può parlare di qualche diritto umano di quarta generazione, quello di arrivarci, anche se questa, insomma, naturalmente è un'idea un po' avanzata, certo non sedimentata nella comunità internazionale di oggi. Ora, queste teorie dei diritti umani affermatesi attraverso una serie di strumenti internazionali che ho cercato brevemente di ricordare, vanno a intersecarsi con lo sviluppo di un tipo di body of law, direbbero gli anglosassoni, di stampo in parte diverso, collegato alla teoria dei diritti umani, che sono molto, molto più antico, e cioè il diritto internazionale umanitario, il diritto dei conflitti armati, che regola la disciplina e lo svolgimento dei conflitti armati, lo ius in verbo,